canale. Oggi ho deciso di farvi vedere un po' di tutto lo shopping che ho fatto in questi mesi, praticamente, perché non ho tantissime cose, però le ho prese tutte scaglionate. Sono tutti acquisti che ho fatto praticamente in questi mesi e che ho raggruppato tutti insieme per farvi appunto un video haul. E non vedevo l'ora di farveli vedere perché alcune cose mi piacciono veramente tantissimo e sono alcune cose anche che cercavo da un bel po' di tempo e finalmente ho trovato. Questa volta sarà un video un po' particolare perché vi farò vedere direttamente su di me i vestiti che ho comprato, quindi spero di farvi capire un pochino meglio appunto come possono vestire, come possono stare. Ovviamente sapete che ogni fisico diverso, su ogni fisico diverso può stare in modo completamente differente un abito. Insomma, io vi consiglio sempre di provarli prima perché tantissime cose che io ho visto su internet che mi piacevano, che poi sono andata a provare direttamente nei negozi, quando li ho visti su di me stavano malissimo, non mi piacevano per niente e alla fine non li ho comprati. Quindi il mio consiglio quindi è sempre quello di provarvi tutti i capi che vedete, magari che vi ispirano, direttamente in negozio per avere un'idea sicura e certa di quello che andate a comprare. Ma bando alle ciance, ciance alle bande, inizio a mostrarvi tutte le cose che ho trovato in queste settimane e che volevo condividere con voi. Allora, la prima cosa che ho trovato in realtà è una cosa intima, spero che nessuno di voi sia troppo pudico o rimanga male nel vedere quello che vi sto per mostrare, ma non è niente di che. Sono delle mutandine perché dovete sapere che Pesca, la mia cagnolina, per chi non lo sapesse ed è la prima volta che vede il video, fa i dispetti, è una bambina molto dispettosa, è una cagnolina molto 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 dispettosa e tutte le volte che io e Fabio andiamo via, magari andiamo da qualche parte, lei va a rubarmi letteralmente le mutande e me le mangia tutte. E siamo arrivati a quota 6 mutande mangiate dal cane, quindi direi che era il caso di rifornirci di intimo perché non ne avevo veramente più. Ed è stranissimo perché il cane di mia sorella non ha mai mangiato le mutande e quando ho visto la prima volta le mie mutande smaciullate letteralmente everywhere sono rimasta basita, ma ormai mi sono rassegnata che è il suo modo di farmi capire: mamma, non mi devi più lasciare a casa da sola. E quindi vabbè, ormai so che la mia sorte è questa. E sono andata da Tezenis perché io ho sempre preso quasi tutto l'intimo da Calzedonia oppure andavo a prenderlo alla Golden Point. Non sono mai andata da Tezenis perché non sapevo come fosse la qualità dei materiali, non sapevo se mi piacevano addosso le loro mutandine. Ma quest'anno ho trovato queste mutande che secondo me sono carinissime, che sono delle culotte, perché io adoro le culotte, non riesco, forse tra l'intimo in generale è il capo che mi piace di più vestire, il capo con cui mi trovo meglio anche, avendo i fianchi belli larghi, diciamo che le culotte sono top. E niente, ho preso queste paia di mutande, queste tre paia di culotte alla bellezza di 12 euro per tre paia, 12,90 euro, quindi 13 euro. E io ho preso la S, che comunque è la taglia più piccolina penso che ci sia, ma sono abbastanza grandi come potete vedere. E l'ho presa nel color avorio, queste, così. E sono carinissime perché hanno la banda proprio che dà sui fianchi in pizzo. E poi invece rimangono sotto di cotone. Io adoro le mutande di cotone e di pizzo, però diciamo che preferisco avere il pizzo in altre zone, nelle zone più delicate avere il cotone, perché comunque è sempre meglio avere il cotone. E quindi l'ho prese avorio, poi le ho prese blu, così, e le ho prese di questo colore meraviglioso che penso sia un corallo. Io sapete che adoro il corallo, è uno dei miei colori preferiti, e queste erano stupendissime, quindi le ho comprate, non potevo non comprarle. Ovviamente queste non ve le farò vedere addosso per ovvi motivi, insomma, direi che potete evitare anche di vederle queste addosso a me. E però sono troppo troppo carine, quindi mi piacevano un sacco da mostrarvi. Poi l'altro acquisto che ho fatto l'ho fatto da OVS ed è questa magliettina carinissima alla modica cifra di 9,99 euro, quindi 10 euro. La mia è una XS ed è una magliettina con questo disegno bellissimo degli uccellini
che è in stile un po', secondo me, dei vecchi tatuaggi, dei tatuaggi un po' in stile marinaio, che io adoro, a me piacciono tantissimo, con queste roselline, il cuore, la scritta love, e lo sfondo infatti è marinaro, e a me piace veramente tantissimo. Quando l'ho vista, me l'ha scelta Fabio, ed è strano perché io e Fabio di solito non abbiamo gli stessi gusti, anzi lui di solito mi compra, evitiamo di farci regali di vestiti perché non ne azzecchiamo una, perché abbiamo gusti completamente diversi, ma stavolta ci ha intenato in pieno perché è carinissima, c'è da portare tutti i giorni, da mettere tutti i giorni, è veramente favolosa, mi è piaciuta subito. L'altra cosa che ho trovato, l'ho trovata da Zucchi, e che da noi ci sono praticamente in un outlet qua vicino nelle nostre zone come marchio. La prima è una casacca, c'è scritto qui casacca, che ho pagato 13 euro, anche questa pochissimo, che è questa qui, è bellissima, so che non rende, penso che non rende, comunque è un color vinaccia, borgogna, è molto leggera, ha un cotone molto molto leggero e ha questo disegno sopra in pizzo ricamato, e soprattutto una cosa che io adoro, ossia le maniche a barca. Io sono contentissima che siano tornate le maniche a barca, perché è una delle cose che mi piace di più in assoluto. L'altra cosa che ho preso da Zucchi, qua c'è scritto che è una tuta e costa 15,99 euro, quindi 16 euro totali, è questa tuta. Io questa la adoro, ragazzi, questa la adoro. Veniva tra l'altro 24,99 euro, io l'ho pagata 15,99, quindi era scontata perché era in outlet, che è questa tutona. Io la adoro, 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 adoro il fatto che sia questo marroncino tenue, adoro il fatto che sia bella aderente sui fianchi, infatti c'è questa cinturina, come potete vedere, che potete regolare quanto stringere appunto sui fianchi, che è una delle cose che mi piace sempre di più, perché avendo la vita stretta e i fianchi larghi, in questo modo risalta bene la vita. Ha i bottoncini anche qui, che sono praticamente, arrivano fino all'ombelico, che si possono aprire con le due tascone, e sotto c'è il bragoncino. Io la adoro, mi piace veramente tantissimo, tra l'altro è smanicata, quindi è bella leggera anche questa, anche questo come tessuto mi piace tantissimo perché è leggerissimo per l'estate, dietro anche i taschini, e non lo so, a me è piaciuta subito, infatti quando l'ho vista ho detto ok, devi essere mia per forza. Poi ho preso due cose da Pinky, che mi piacciono tantissimo anche queste, e una l'ho pagata 25,99 euro, che per me di solito è tantissimo, però quando li ho visti addosso mi piacevano troppo, quindi non ho resistito, che sono questo paio di shorts bianco, che io trovo carinissimissimo. Io adoro gli shorts, ultimamente sono molto in fissa, e questi mi piacevano tantissimo perché è uno short bianco, ma in realtà è jeans, e in fondo non è cortissimo, è corto ma non è cortissimo, e la particolarità che mi è piaciuta subito è il fatto che in fondo sulle cosce ha questo pizzo. Diciamo che il pizzo quest'anno lo sto usando parecchio, cioè everywhere, e lo sto utilizzando parecchio, mi piace veramente tanto, e questa particolarità poi di questo pizzo è veramente carinissima, e mi piacevano tantissimo perché la vita è anche abbastanza alta. Ho preso la taglia italiana 40 perché comunque vestono abbastanza e mi piacciono da matti, sono veramente carinissime. Altre due cose che ho preso di Pinky sono questa bellissima maglietta, che io adoro adoro adoro, che è una XS e costa 13 euro, 12,99 euro per la precisione. Io la adoro, cioè voglio farvela vedere perché è troppo troppo bella. Questa maglietta qui praticamente è una sorta di camicetta con appunto qua le due bretelline, questi volant da parte, sempre lo scollo a barca, e questi bottoncini davanti che sono favolosi, mi piaceva tantissimissimo. Anche questa secondo me la puoi abbinare veramente a tutto ed è straversatile, quindi quando l'ho vista l'ho presa subito perché mi piaceva tantissimissimo, secondo me è troppo carina per l'estate, è veramente bellissima, e anche questo devo dire che è un bel materiale, mi piace, è un bel cotone, quindi approvata.
L'ultima cosa che ho preso invece da Pinky, l'altra cosa che ho preso da Pinky è questa magliettina. Ragazzi, se avete capito, mi piacciono i volant. Con i volant, esatto, anche questa, che è una taglia XS e costa 15,99€, quindi 16 euro totali più o meno. E anche questa la bretellina, ma la particolarità di questa maglietta è che è un monospalla con appunto il volant davanti e dietro. E la cosa bella, la cosa che mi è piaciuta di più, a parte il fatto che fosse monospalla e questa bretellina fosse tutta a volana anche questa, era la trama. Mi piaceva tantissimo questa trama nera con tutti i fiorellini colorati, la trovavo molto fine, molto elegante, mi piaceva tanto, anche perché io di sera ho pochissime magliette carine da utilizzare e questa secondo me da sera è stupenda, è veramente bellissima, quindi anche questa top. E l'ultima cosa che secondo me, fra tutte le cose che vi ho fatto vedere, la più bella in assoluto, e l'ho utilizzata ieri sera e ha riscosso tantissimo successo, devo dire, sì, tra gli uomini specialmente, però è bellissima, e questa l'ha scelta con me Fabio, è un altro pezzo che devo dire, ha visto lui, mi ha consigliato lui ed era stupenda, c'è in varie colorazioni anche questa, è questa tutina di Stradivarius. Allora, ammetto che quest'anno io da Stradivarius non ho trovato un granché che mi piaceva. Quando vi dicevo il discorso di provarvi i vestiti che vedete in vetrina prima di acquistarli, è perché sono andata varie volte da Stradivarius a cercare il genere di magliette che avete visto, che vi ho mostrato prima, e devo dire la verità, in realtà non ho trovato niente che mi piacesse davvero, che mi stesse bene davvero, perché comunque io sono molto piccola sopra e non so perché quest'anno Stradivarius aveva cose veramente grandissime sotto, cioè enormi, giganti, e quindi mi stavano malissimo. Quindi ho deciso che quest'anno niente magliette da Stradivarius, ma questa tutina non potevo lasciarmela perdere perché è una sorta di kimono, è una tutina, un jumpsuit a sorta di kimono, meraviglioso, molto molto leggero, super estivo, con questo bragoncino molto molto corto, questo scollo molto profondo e questi fiori meravigliosi, nera con questi fiori meravigliosi applicati di varie colorazioni tutte tenui, a me piaceva da morire, vi giuro, quando l'ho provata sono rimasta folgorata. Tra l'altro nella parte sopra rimane molto molto morbida, invece sui fianchi si stringe moltissimo e poi torna morbida appunto sulla parte delle gambe, cioè addosso è veramente stupenda e poi è veramente straleggera e stracomoda, quindi di sera con un tacco alto e una conciatura giusta e gli accessori giusti, fegatevi, farete un gran figurone. Niente ragazzi, questi quindi erano tutti gli acquisti che ho fatto in queste settimane, spero che vi siano piaciuti e spero che vi sia piaciuta questa nuova tipologia di video haul, ossia try on it. Niente, fatemi sapere voi giù nei commenti se vi è piaciuto, se preferite questo tipo di video haul o se preferite invece il tipo di video haul dove non vi mostro semplicemente le cose senza indossarle. Vi ricordo sempre di seguire le mie pagine Facebook e Instagram, ma soprattutto di iscrivervi a questo canale per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo al prossimo video e io vi mando un grosso grosso bacione. Ciao!